Dal primo momento in cui io, insomma, mi è stato dato questo incarico, ho avviato una campagna di ascolto che permettesse appunto alla politica e quindi al Partito Democratico di confrontarsi con le realtà agroalimentari dell'agricoltura italiana. L'idea è quella che appunto attraverso le esperienze, il dialogo, l'ascolto, il confronto si possa costruire insieme un nuovo orizzonte, quindi disegnare il futuro. Il forum di oggi, il forum nazionale dell'agroalimentare, va in questa direzione, persegue questo obiettivo, cioè quello di ascoltare le esperienze giovani, ciò che si è visto negli ultimi anni, come siano stati tantissimi giovani che sono ritornati all'agricoltura. Molti di questi sono laureati, specializzati, quindi apportano qualcosa in più in questa agricoltura che cambia e che ovviamente deve essere sempre più all'altezza. Un'agricoltura che ormai porta con sé concetti come innovazione, Europa, digitalizzazione, sviluppo, sostenibilità. Ecco, tutti questi sono i temi che noi abbiamo affrontato oggi e che continueremo a affrontare. L'idea di partenza è: diamo spazio alle nuove generazioni, costruiamo insieme a loro l'esperienza del passato, un nuovo percorso. Quello che possiamo dire è che sicuramente è un bilancio molto positivo, abbiamo ascoltato delle belle esperienze, abbiamo anche ascoltato molti spunti che ci sono stati dati anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria, perché secondo me partire proprio dalle esperienze di coloro che lavorano nel settore è il primo passo per poter costruire un futuro migliore per l'agroalimentare italiano.